avete letto dal titolo, oggi parliamo di prodotti finiti e per l'appunto abbiamo qui una special guest che non è Margot, ma è la mia busta di tutti i prodotti beauty finiti nell'ultimo periodo. Andrò sempre come al solito in maniera random e veloce, spero di fare un video breve. Iniziamo. Bam. Prodotti da doccia, due bagnoschiuma. Il primo è questo di Garnier della linea Ultra Dolce. Sapete che un paio di anni fa ormai sono usciti questi maxi bottiglioni di Ultra Dolce, di questa linea qui, che è una linea molto delicata, fa anche shampoo, vabbè, lo sappiamo, con questo maxi formato da 500 ml. Io ho praticamente provato tutti, quasi, i profumi, e questo è quello a tesori di miele, reale, propoli e miele, troppo dolce per i miei gusti. Infatti non l'ho neanche finito, cioè potevo farmi altre docce ma non ce la facevo più, e quindi però l'ho usato, insomma, diciamo che l'ho usato. E gli altri mi piacciono tantissimo, ne sto usando uno adesso che è quello nuovo, una nuova profumazione alla rosa di Aleppo, alla rosa, buonissimo, annusatelo. Poi, sempre in tema di bagno schiuma, io questo spero vivamente che lo facciano in un formato maxi taglia o comunque un formato più grande, è della linea di Fitto Relax della linea profumi, che sapete è uscita qualche mese fa. Tra l'altro vi ho fatto il video sui profumi e vi ho citato proprio il profumo di questo bagno schiuma, ve lo lascio giù nell'info box. Aprite sempre l'info box perché trovate tutte le risposte, la maggior parte delle risposte che vi vengono in mente, tipo il link agli altri video, di che marca sono gli orecchini, che rossetto indosso, quindi apritelo sempre, una lettura veloce datela. Vi dicevo, vi lascio il video dei profumi, e abbinato a quel profumo c'è nella scatola di vendita il bagno schiuma da 100 ml, che è questo, in realtà è un gel doccia, proprio la texture è gel, tabacco iris, buonissimo, super buono. Poi vediamo se c'è qualcos'altro di doccia, no. Passiamo al viso. Abbiamo finito una acqua micellare di Jouer. Questi prodotti lo sapete che li sto provando già da un po'. L'acqua micellare mi è piaciuta tanto, non strucca perfettamente gli occhi, ma tranquille, perché tanto cioè, se avete un trucco strong è sempre meglio struccare gli occhi a parte con un bifasico. Comunque mi è piaciuta. L'unica pecca è che io maltratto le acque micellari, non so perché, ma le maltratto. Le riduco sempre in condizioni pessime. Questo è il tappo, è partito con una velocità anche abbastanza veloce, una velocità veloce. Poi uno struccante occhi, il bifasico di Clinique, il Take the Day Off. Questo insieme a quello di Clarin è fra i miei struccanti bifasici da alta profumeria preferiti in assoluto. Non mi chiedete quale preferisco fra i due, perché mi piacciono entrambi. Forse quello di Clarin, perché comunque ha anche un'azione rinforzante, lo preferisco. Comunque anche fascia prezzo molto simile, c'è un euro di differenza, credo che questo venga un euro e qualcosa o meno di un euro in meno rispetto all'altro, però mi piacciono tanto. Poi ho finito uno shampoo della Restive Oil, che questo è quello blu, quello che vi dicevo nel video dei preferiti, vi parlavo della versione marrone per lavaggi frequenti, vi dicevo che quella blu che ho sempre usato mi piace meno, è questa, quella blu, è quella con azione antiforfora. Però Restive Oil resta fra gli shampoo per chi ha problemi di dermatite, cute squamata, è molto sensibile, eccetera. Resta la linea di shampoo che mi risolve sempre il problema, per fortuna, grazie di esistere Restive Oil. Poi ho buttato questo perché era tipo un reperto storico archeologico, lo trovavano negli scavi di casa mia fra 100.000 anni, il Bepanthenol, che è però utilissimo per chi non ha bambini, per chi si fa i tatuaggi. Infatti quando ho fatto gli ultimi due tatuaggi ho buttato questo perché era centenario e ne ho acquistato un altro. Comunque dovrebbero fare delle versioni mini size perché è tanto grande. Poi matita sopracciglia di Smashbox, questa è la Browtech Matte Pencil, la micromina retraibile nel colore brunette. Piaciuta tanto, dura bene, e l'unica cosa, non lo so, non mi ricordo quanto mi durano in genere le altre matite micromina, però ho fatto un paio di settimane, forse 20 giorni con questa matita prima che finisse, però dai, ci può stare.
Poi un prodotto per i capelli, questo qui di Fito Relax della linea Argan, è il siero lisciante piastre fond per capelli crespi e ribelli. Io lo uso quando liscio, provo a fare i capelli lisci a casa con la spazzola. Non ottengo mai risultati perfetti, però questo ha un'azione molto lisciante, molto disciplinante, quindi se comunque a me piacciono questi prodotti Fito Relax anche per i capelli, soprattutto per lo styling, quindi se volete provare qualcosa di specifico, quello è un prodotto che vi consiglio. Biovera, gel cellulite tonificante rassodante, è questo qui, come vedete non l'ho finito perché... Allora, io non amo in genere i gel come creme corpo, sono incostante, cioè non ho la costanza di applicarmi l'anticellulite un tipo la mattina, un tipo la sera. Poi sarà che non ci credo tanto, l'unica cosa in cui ho sempre creduto è la crema Masvelte di Clarin, perché quella funziona. Però ha un profumo, madonna ragazze, molto medico e no, non mi piaceva, ho fatto veramente fatica ad applicarmelo quelle poche volte che l'ho messo, però ha un profumo che non mi piace, troppo, mi dava fastidio. Invece questa qua ha un profumo buonissimo, questa l'ho finita, è della linea Bisou Bio, cosmetici naturali, una linea completamente naturale, è un trattamento anticellulite, antismagliature, tonificante, idratante. Io l'ho usato praticamente su tutto il corpo, ecco, non la zona seno, però comunque la maggior parte del corpo l'ho applicato, è una biocrema corpo alla bava di lumaca. Ragazzi, questo ha un profumo buonissimo. Ha un profumo delicato, quasi di prodotti per i bambini. Sapete quel profumo di bambini puliti? Pulito, pulito, pulito. Mi è piaciuta tanto, tra l'altro. E per essere una crema bio, quindi sapete che comunque i prodotti bio, non avendo tutti i tensioattivi e conservanti che ci sono nelle creme cosmetiche non bio, possono fare un po' di scia bianca, possono essere un po' più difficili da stendere, da applicare. Questa no, è facile, è facilissima da applicare e si assorbe velocemente. Passiamo a questi, che sono sempre di una linea naturale, che si chiama Evanté, hanno un sito internet www.evanté.it. Sono i patch contorno occhi liftanti, sono a base di acido ialuronico e zafferano, che ha appunto un'azione decongestionante, liftante. Sono fra i patch contorno occhi più grandi, proprio per grandezza del patch, che io abbia mai visto e provato. Hanno un'azione super rinfrescante, l'azione liftante in realtà si sì, noto più che liftante, nel mio caso ovviamente notavo proprio un effetto distensivo della zona, e mi sono piaciuti molto. Sono 4 patch, 4 buste con 2 patch ovviamente perché abbiamo due occhi, quindi sono 8 patch in totale, ma sono 4 applicazioni. Piaciuti. Un tonico. Questo è il tonico di Mediterranea, la linea Terme, che è una linea che oltre ad avere appunto i principi attivi della linea Mediterranea, quindi l'olio extravergine, è arricchita dall'acqua termale di Lurisia. È un tonico profumatino, ma anche questo molto pulito, mi è piaciuto, tra l'altro mi è durato un sacco, sono 200 ml. Mi è piaciuto, è molto addolcente, rinfrescante allo stesso tempo, quindi è un tonico che vi consiglio. Prodotti Mediterranea, quando li trovate nel loro sito, quindi andate su Google Mediterranea Cosmetics e cercate. Un altro, ah, questo mi è piaciuto un sacco. Questo è un campioncino di Kiehl's. Tra l'altro, io sto vivendo ancora grazie ai calendari dell'avvento, perché sono stati una manna dal cielo. Mi hanno regalato un sacco di mini taglie con le quali sicuramente partirò in vacanza, ma già alcune le sto usando e alcune le ho usate anche a casa. Questo è la linea capelli, l'Amino Acid Conditioner. È un balsamo per tutti i tipi di capelli. Ragazzi, ha un profumo meraviglioso di cocco e lascia i capelli morbidissimi. Questo l'avevo usato quando sono andata a fare le vacanze di Natale da mia nonna, mi ero portata questo qui giusto per buonissimo. Anche lo shampoo è delicatissimo,
mi ha lasciato i capelli morbidi, poi comunque essendo via non avevo ovviamente phon super mega, non so neanche come ho fatto asciugarmi i capelli con quel phon preistorico che c'era mia nonna, ma mi ha lasciato i capelli molto lisci, le cuticole molto chiuse, molto disciplinati, quindi mi è piaciuto, infatti è nella wishlist delle potenziali cose da acquistare. Un'altra matita sopracciglia, questa vabbè è sempre presente più o meno, ed è la matita di Kiko, la Micromina, che non è retraibile ma si tempera, è forse la matita che preferisco di più in assoluto per rapporto qualità-prezzo, durata sulla pelle, quindi sulle sopracciglia. L'unica cosa odiosissima, come dico sempre, che si tempera, e tra l'altro si tempera col suo temperino che voi dovete diligentemente conservare, perché se lo perdete, ciao. A me è capitato a volte di perderlo, per fortuna che ne ho una scorta infinita. Poi rimaniamo in tema make up, si dai, tanto c'è una, no, sono due cose, e ci sono due mascara. Il primo è questo di Essence, che è stato il mio mascara preferito per almeno un mese e mezzo a inizio anno, ed è il Volume Stylist 18 ore Curl and Hold, il mascara incurvante volumizzante di Essence, 3,79 euro più o meno. Comunque vi metto il link giù del video dei mascara low cost di Essence che vi ho registrato, la review low cost di qualche mese fa. Questo è stato il primo posto, il mio mascara assolutamente preferito. Un altro mascara però in versione mini size è questo di Lancome, il Monsieur Big, che è molto simile come effetto, cioè un'azione allungante, volumizzante, piena ma comunque pettinata, solo che questo aveva un effetto un po' più separato. Allora, non pensate al separato come effetto ragnetto, che a me proprio non piace, no. Mi piace il pettinato pulito, cioè non mi piace né che siano troppo separate, ma neanche troppo appiccicate. Per farvi capire, questo l'effetto che mi faceva, se andate a vedere quel video capite l'effetto che magari non sono riuscita a spiegarvi. Questo sì, mi piaceva, però cioè, a pari prezzo preferisco questo di Essence, sinceramente. Skincare, tre prodotti di skincare, sempre un residuo dell'avvento. Struccante bifasico occhi di Vrochet, che mi avevate consigliato tantissime volte. Devo dirvi che avevate ragione, è un bifasico buonissimo, costa poco, infatti lo comprerò in full size quando finisco quello che sto usando, e mi è piaciuto veramente tanto, strucca bene. Poi sempre di Vrochet, fatalità, un contorno occhi, l'Elisir Jeunesse, che è quello che aveva, quello verde con le microsfere, che voi appunto applicate e poi fate il massaggio. Un contorno occhi super decongestionante, effetto risveglio immediato, che usavo la mattina e mi è piaciuto tanto, super defaticante. E l'ultima cosa che ho finito è questa Clinique Fresh Pressed, il booster di vitamina C al 10% da aggiungere mattina e sera, 3 gocce alla propria crema di trattamento. È un trattamento che dura 14 giorni, 2 settimane, e è un booster che aiuta a dare luminosità alla pelle, combatte una pelle spenta nei momenti un po' più stressanti della vita quotidiana. Questo è un ottimo alleato, mi è piaciuto, sì. E anche questa volta abbiamo svuotato la busta. La busta è completamente vuota, adesso si riempirà di nuovo, che bello. E noi niente, ci vediamo al prossimo video.